Sconfitta della Premier Meloni o di un centrodestra che non rema compatto? Vittoria di Conte o di Schlein? Domande che chiedono risposte al termine dell'interminabile spoglio in Sardegna con la vittoria di misura di Alessandra Todde sul candidato del centrodestra Paolo Truzzu. Credo che l'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sia l'unica salvaguardia. Quella della notte comunque resta l'immagine simbolo della vittoria della candidata del centro-sinistra, prima donna alla guida della Sardegna, al suo fianco il leader dei 5 Stelle Conte e la segretaria del PD Schlein, che poi nella notte si lanciano nei festeggiamenti per le strade di Cagliari. Diverso nel centrodestra, Meloni, Salvini, che tuttavia recrimina per il cambio in corsa del candidato presidente, Tajani, che con una nota sottolinea come la sconfitta sia arrivata nonostante la coalizione avesse preso 40.000 voti in più del centrosinistra. A pesare il voto disgiunto, la pentastellata Todde, che ha ricevuto una telefonata di congratulazioni anche da Meloni, ne ha beneficiato e ha incassato circa 27.000 voti di elettori che hanno votato solo lei e nessuna lista. Per il centrodestra una sconfitta che pesa, la prima da quando Meloni alla guida del governo. Di certo la scelta di Truzzu non è stata quella giusta. Il sindaco di Cagliari, dove è andato malissimo, si assume comunque la responsabilità della sconfitta. Questa mattina ho chiamato Alessandra Todde, gli ho fatto gli auguri, gli ho detto... Alessandra Todde, 53 anni di Nuoro, laurea in informatica fin dall'inizio con i 5 Stelle, è stata per due volte sottosegretaria nei governi Conte e Draghi.